Matematica allo specchio. Il nuovo corso di matematica di Ghisetti e Corvi. Un progetto d'autore per l'insegnamento della matematica. Ogni unità è composta di lezioni realizzate su due pagine affiancate a specchio, che rendono attivo l'apprendimento. A sinistra la teoria, a destra gli esercizi rifletti sulla teoria. La pagina di destra è organizzata per abilità e prime competenze e contiene esercizi e domande per riflettere sui concetti, sui casi particolari e sulle applicazioni. La riflessione è facilitata da rappresentazioni numeriche, algebriche e grafiche. Viene così favorita la partecipazione degli studenti, portati a ragionare e non solo a memorizzare regole. La trattazione teorica è chiara, sintetica e disponibile proprio dove serve, a fianco dei primi esercizi. Chi studia è sempre protagonista. Ogni unità inizia con due pagine contenenti attività con il foglio di calcolo o GeoGebra, che introducono l'argomento dell'unità, favorendo lo sviluppo delle competenze STEM e la didattica partecipativa. Per ogni singola lezione, gli esercizi dell'unità sono suddivisi in quattro categorie di competenze crescenti. Capire i concetti, applicare procedimenti, risolvere problemi, scrivere e discutere di matematica. Si va dalle competenze basilari fino alle competenze di argomentazione, per una didattica su misura. Matematica allo specchio offre tantissimi esercizi di consolidamento ed esercizi svolti e guidati per l'acquisizione del metodo e delle strategie risolutive. Tra gli esercizi ci sono tante attività da svolgere con GeoGebra, con il foglio di calcolo o con la calcolatrice. Matematica allo specchio punta molto ai collegamenti con la realtà e con l'educazione civica. Sono presenti numerosi esercizi che concorrono alle competenze STEM. Esercizi di modellizzazione, compiti di realtà, interpretazione di grafici, esercizi legati alla fisica, oltre a esercizi legati all'economia e alla cittadinanza, che trattano temi riguardanti la salute, l'ambiente, il pensiero critico. Un importante corredo di risorse e strumenti digitali affianca e arricchisce il libro cartaceo. Matematica allo specchio offre tanti strumenti per la personalizzazione della didattica e risorse digitali che si trovano nell'ebook per gli studenti. Il corso si inserisce all'interno di un sistema integrato di risorse digitali pensate per supportare il docente nella sua attività didattica quotidiana, in classe e a casa. Un sistema facile, immediato, che promuove una didattica inclusiva e collaborativa, costruita sulle esigenze di studentesse e studenti. Deaflix, la nuova risorsa di Dea Scuola dedicata a studenti e docenti, propone un modo nuovo di apprendere gli argomenti fondamentali della matematica di secondo grado grazie a 26 playlist che aiutano a imparare la disciplina, argomento per argomento, grazie a un percorso costituito dalle due tipologie di video, teoria ed esercizio svolto, che sono intervallati da esercizi autocorrettivi, mettiti alla prova, e conclusi da una prova finale, test di verifica. Zona Matematica, il ricchissimo portale dedicato ai docenti con lezioni digitali, compiti di realtà, video, attività laboratoriali, attività con GeoGebra e una sezione dedicata all'esame di Stato, con guida ai metodi risolutivi, simulazioni, videosvolgimenti, proposte video risolte per prepararsi alla nuova prova scritta, spunti per il colloquio orale e molto altro. Percorso Invalsi. La palestra online con le simulazioni autocorrettive per esercitarsi e costruire le competenze necessarie per risolvere le prove nazionali. Il sito del libro contiene tutte le risorse disponibili per personalizzare la lezione senza dover sfogliare l'ebook. Organizzate per argomenti, tipologia e indice del libro, facilmente condivisibili nelle piattaforme educational. Verimat, che da quest'anno diventa Verimat Plus con verifiche interattive autocorrettive. Un database per il docente con 18.000 esercizi personalizzabili con i quali si possono creare verifiche esportabili in Word o PDF, condivisibili in qualsiasi piattaforma educational per rendere più efficiente la didattica di ogni giorno. Una guida a colori dedicata al primo biennio contenente la programmazione didattica, prove di verifica e informazioni per utilizzare al meglio le risorse digitali.
Volumi del primo e secondo anno in versione DOC con le soluzioni di tutti gli esercizi per il docente. Chiavetta USB con una selezione di risorse digitali disponibili offline. Una guida per il triennio con programmazione, prove di verifica e descrizione delle risorse digitali più importanti, oltre a una sezione dedicata all'esame di Stato e a ulteriori proposte di attività per l'educazione civica. Un volume con lo svolgimento di tutte le prove finali che si trovano nel corso. Volumi del triennio in formato ebook in versione DOC con le soluzioni di tutti gli esercizi per il docente. Chiavetta USB con una selezione di risorse digitali disponibili offline. Il docente ha inoltre a disposizione un ciclo di webinar Insegnare matematica nel secondo grado, dedicati alla formazione e al miglioramento continuo delle competenze, approfondimenti, tecniche e consigli per preparare al meglio le lezioni e catturare l'attenzione.